Ciao Sandro, benvenuto ad Empoli. Tanto con una domanda abbastanza semplice. Chiedo quali sono le motivazioni che hanno spinto a scegliere questa piazza. È una piazza che sicuramente conosci perché hai fatto la presa diverse volte, però in un compito un po' particolare, quello di fare un po' la chioccia della tua esperienza, sapendo che c'è il ricavo che teoricamente sulla carta è il quartiere titolare. Ah, buongiorno a tutti, prima cosa sono molto contento di essere qua. La scelta è stata fatta facile perché quando il mio agente mi ha chiamato che c'era la possibilità di venire qua, non ci ho pensato due volte perché conoscendo la piazza e sapendo che come si lavora qua avevo bisogno di questo e le motivazioni sono altissime e per quello non vedevo l'ora di venire. Anni sei ormai in Italia, no? Dal 2007 se non ricordo male con il Palermo. Come è nata questa trattativa nell'ultimo ora, insomma? Ma io ero in nazionale, giustamente ero senza squadra e ero in nazionale che ero mai in ritiro e il mio agente giustamente mi ha chiamato all'improvviso perché stavamo parlando con anche altre squadre e io neanche ci pensavo che c'era la possibilità, invece è uscito fuori e l'ho detto che io sono al 100% per Empoli e sono molto contento di essere qua. A 33 anni, potete ancora giovane, quindi se tu dovessi mettere la sticella della tua carriera, a che punto sei della tua carriera e cosa vedi ancora nel tuo futuro? Ah, io prima cosa provo di essere sempre un professionista, di lavorare sempre al 100% ogni giorno e di dare una mano alla squadra. Io sono venuto per questo qua e dopo giustamente sempre le scelte le fa i mister. Io nella mia carriera ho provato di fare sempre questa cosa, continuo a farlo fino a che gioco a calcio perché è il lavoro più bello al mondo, diciamo. Per quello lo godo ogni momento e vado a 2000 in campo. Tra l'altro per te anche un ritorno, cioè un Toscano, no? Riabbracci di un altro campo con un'esperienza particolare ma comunque formante per Pisa. Sì, io sono stato benissimo a Pisa, mi spiace solo che è stata un'annata veramente con mille difficoltà, ci abbiamo provato di tutto per fare bene e li ringrazio sempre la tifoseria perché mi hanno sempre spinto in avanti. Per me è sempre un piacere tornare in Toscana, per quello è stato anche più facile fare la scelta per venire a Empoli, diciamo. Sei già qua da un po' di tempo, hai vissuto la gara contro il Venezia. Che settimana è stata questa qua particolare dopo la sconfitta che ha avuto un po' di critiche da parte dell'opinione pubblica a livello esterno e voi vi state preparando quella non facile gara contro la Samp di domenica? Ah, guarda, la partita contro la Venezia è andata storta, diciamo, come risultato per noi, però è passata. Noi pensiamo subito alla prossima perché ogni partita è come una finale per noi. Questa è la mentalità nostra e adesso pensiamo solo alla Samp che affrontiamo un'altra finale e dobbiamo stare tutti pronti per dare il massimo e come squadra di fare i punti. L'ultima cosa, nel trasporto accade, le scelte fatte per questo mercato non sono contate soltanto le parti tecniche, ma anche quelle umane. Tu sei uno che ha visto tanti spogliatoi, ha visto stagioni importanti, stagioni più difficili. Qual è il segreto che deve avere uno spogliatoio per poter far bene in un campionato difficile come quello della Serie A, con un obiettivo difficile come quello della salvezza? Ma guarda, penso che è sempre il gruppo che deve lavorare sempre al 100% anche in momenti difficili, perché ci arriveranno in momenti difficili, questo è normale. Noi dobbiamo stare sempre compatti, uniti e lavorare uno per l'altro e andare a 2000 ogni allenamento. Questo è l'unico segreto che c'è. Mi chiedo una cosa che la chiedo io, c'è un piccolo tifoso in più che mi fa la fine della settimana. Sì, è nato mio figlio settimana scorsa e lo ringrazio anche la società tantissimo perché mi ha dato la possibilità di, dopo la nazionale, di tornare a casa, di vederlo subito e per me questo rimane sempre una cosa che non dimentico mai e lo ringrazio veramente a tutti quanti perché
capisco anche che i tempi non erano stretti, però voglio veramente ringraziare sia la proprietà, mister e il direttore che mi ha dato questa possibilità.